Senta, ci sono delle brutte notizie che arrivano dalle corse clandestine dell'ippodromo di Milano, che danno il cavallo Parisienne mezzo secondo avanti di Fan Sal. Non lo so, se lo sa lei, diciamo, io guardo quello che ognuno di noi ha le sue, magari qualcuno sarà contento, non lo so, però io guardo quello che è la mia sensazione invece è molto positiva. Allora, per dirla in milanese possiamo dire che noi siamo la grande Milano e gli altri una banda di maltra insieme, dai. Che noi non dobbiamo guardare agli altri, che questa è una partita che possiamo vincere noi, che questo è un calcio di rigore, e lo sapete politicamente, visto che la Champions League si è chiusa a Milano e si è chiusa ai rigori. I rigori li puoi soltanto sbagliare. Mi chiamo Beppe, risolvo problemi. Ecco, io ho una gran voglia di risolvere problemi, ma sapendo che ne sono stati risolti tantissimi e che andremo avanti per fare in modo che poi saranno sempre meno. Benito Benedini, presidente di Fondazione Fiera, avrebbe dato un versamento per la campagna elettorale sia di Beppe Sala che di Parisi, 30.000 euro ciascuno. È una cosa che corrisponde al vero? No, ho chiesto il mio guidatore elettorale e corrisponde al vero. Allora, il punto è... Al di là che il versamento è del tutto legittimo, però insomma alla fine avendoci anche riflettuto, io preferisco che chi fa un versamento per la mia campagna sia dalla mia parte, quindi non solamente faccio un versamento ma lo fa perché sta supportando me, quindi chiamerò il Cavalier Benedini ringraziandolo anche per l'attenzione, ma lo chiamerò per dirgli che restituiremo i 30.000 euro.